70 i laureati più bravi dello scorso anno accademico, 2.000 euro a borsa, 300 gli studenti con la migliore media, 1.000 euro a borsa. E tutto questo, indipendentemente dal reddito, l'Università di Messina premia il merito, il programma Onore al Merito è nazionale, ma la scelta dell'importo dipende da ogni ateneo e l'Università di Messina in questo risulta essere la prima d'Italia. 1.500.000 di euro negli ultimi 3 anni ai più bravi, 440.000 euro nell'ultimo anno. Nell'anfiteatro della cittadella universitaria dell'Annunziata, la cerimonia di premiazione, durante la giornata sono stati consegnati diplomi agli studenti che hanno completato il corso di alta formazione organizzato dall'Ateneo in collaborazione con la società FIRE, consegnata inoltre dai familiari di una studentessa, Giuseppa Trifilò, scomparsa pochi giorni dal conseguimento della laurea in pedagogia, una borsa di studio da 500 euro alla studentessa più meritevole del corso di laurea magistrale in scienze pedagogiche. In termini di sostegno allo studio, sottolineato il fatto che il 100% degli studenti ottiene l'assegno ERSU, l'ex over universitaria, il rettore Navarra ha annunciato che per l'ammodernamento delle infrastrutture a sostegno della didattica, in special modo per le aule, sono stati spesi 8 milioni di euro e poi ha ricordato la ristrutturazione dell'ex facoltà di scienze, 24 milioni, e lo stanziamento di 8 milioni per la grande biblioteca che sorgerà alla centrale. Noi lo premiamo il merito e ci augureremmo che questo tipo di cultura facesse strada, ampia, molta strada, in una società dove invece spesso e volentieri si riscontrano atteggiamenti molto diversi. Noi lo facciamo con grande impegno e determinazione. Devo anche dire che guardando a ciò che accade negli altri atenei d'Italia, atenei più blasonati, perché più ricchi o perché dimensionalmente più grandi rispetto al nostro, premiano il merito ma in misura largamente inferiore rispetto a quanto non facciamo noi.